campagne per Anna Sidoti, sindaco, e per la lista I Democratici per il Terzo Millennio. Perché siamo stati un gruppo, una squadra unita, anche nei momenti difficili abbiamo dimostrato di mettere al primo posto il servizio alla comunità. Non abbiamo fatto mai differenze, abbiamo considerato tutto il paese come se fosse un'unica entità, come è giusto che sia, senza fare particolarismi, senza distinguere. Ci siamo dedicati tantissimo, ci siamo spesi per i bambini, tutti, per gli anziani, per il paese in generale, per tutte le frazioni e perché siamo un gruppo unito, serio, corretto, equilibrato. E fondamentalmente perché abbiamo messo insieme l'esperienza diciamo anche l'età, perché devo sottolineare che il gruppo anagraficamente è anche costituito da molti ragazzi, da molti giovani, che tra l'altro hanno molta esperienza, perché già da chi da 5, chi da 10 anni ricopre questo ruolo. Quindi siamo riusciti a mettere insieme questi due aspetti che sono di notevole importanza. Un gruppo unito, come dicevo, un gruppo che ha sempre lavorato nell'interesse della comunità nei vari ruoli svolti. Questo credo che sia un motivo valido per sostenere Anna Sidoti e per sostenere tutti i componenti. La cosa bella che in questi giorni ho potuto riscontrare, diciamo, andando a diretto contatto, contattando tutti i cittadini, gli elettori, che la maggior parte mi ha detto, anche se possiamo dare due preferenze, quindi quest'anno siamo agevolati nel poter votare un uomo e una donna, la difficoltà che abbiamo è nella scelta dei candidati. Quindi sono veramente felice di essere riuscita a mettere in difficoltà la gente perché hanno voglia di votarli. Di votarne uno, di votarne due, di votarne tre, di votarne quattro. Quindi questa è una cosa che mi riempie di orgoglio e mi ha fatto capire di aver fatto la scelta giusta, che chiaramente sarà una cosa che potremo dire fra qualche giorno. Però già ho visto che la gente, la difficoltà è stata proprio nel dire mi piacerebbe votare più persone contemporaneamente. Quindi questa per me mi ha dato molta gioia. E i motivi chiaramente per votare noi è quella di riuscire a portare avanti tutte le iniziative intraprese, portare avanti tutte le attività che chiaramente in questi 5 anni abbiamo avviato, e quindi fare crescere il paese nella direzione in cui fino ad oggi si è lavorato. Un altro motivo chiaramente è quello di mi piacerebbe chiudere il cerchio, riuscire a lavorare insieme anche ad un'opposizione valida, riuscire a lavorare tutti insieme. Con proposte e contributi che possono avere, ecco, anche aspetti, possono considerare anche aspetti diversi, quindi insieme riuscire a lavorare per il paese, perché solo questo abbiamo bisogno, una piccola realtà con tante forze messe insieme per poter lavorare per il bene comune.